Estate è sinonimo di mare e allora noi vogliamo approfittare di queste spiagge prese d'assalto in questa caldissima e afosa estate per aprire però uno spazio anche sulle antiche tradizioni del mare, l'antica arte dei retari. Ce la racconta il nostro Pierpaolo Flammini che è collegato dal porto della Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto in compagnia di due storici retari san benedettini. Nicola Romani e Domenico Grossi. Li vediamo già all'opera. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno, sì, c'è Nicola Romani e Domenico Grossi, li vedete alle mie spalle e poi fra poco darò loro la parola. Stanno lavorando, stanno allestendo una rete, poi me lo diranno con precisione, per gamberi rossi destinata a Termoli, al porto di Termoli, che poi pescherà nel Mare Egeo, in Grecia praticamente. Quindi stanno lavorando, ma fra poco parleremo con loro. Io intanto ne approfitto per presentarli. Siamo qui a nord del porto, davanti a noi c'è la spiaggia libera, c'è il mare, ma qui è la zona, diciamo, dove ci sono i lavori attinenti a quello che è l'industria peschereccia sanmenetese. Quindi qui ci sono i retari. Loro sono valenti pescatori, storici retari, ma in realtà una vita trascorsa in mare, hanno viaggiato dappertutto, hanno viaggiato pescando in Africa, fino al Sudafrica, in Nigeria, poi magari ce lo diranno, hanno viaggiato fino a Terranova, in America, Sud America, quindi non solo pesca Adriatica Mediterranea, ma veramente due veri e storici lupi di mare sammettesi come tanti altri. Io, se hanno adesso qualche secondo, gli chiedo di parlare con me. Adesso, magari cominciamo con Nicola Romani. Li ringraziamo innanzitutto per la cortesia, perché comunque stanno Ma quanti appunto retari sono rimasti ancora a San Benedetto? allestendo. Mi chiedono dallo studio quanti retai sono rimasti ancora a San Benedetto? Secondo Galamà, uno, due, tre, proprio San Benedettese Sì. parlo, tre, quattro. Mo, fino adesso si sono ritirati un po' di persone, si sono ritirati. Tutti molto anziani, tutti anziani. E adesso spetta a noi. Anziani, giovani non ci sono. Giovani, ma noi Beh, loro giovani, sono questo è il mistero. giovanissimi, Piera, dai. Come non lo può fare giovani? Perché Sì, vabbè, no, uno si deve avere un'esperienza. Dopo, finito il mare, quando va in pensione, se la conosce, se c'ha volontà, viene sui magazzini e impara. Perché questo si impara così, non c'è una scuola, non c'è, capito? Alla vostra epoca, come avete imparato a fare questo mestiere? Piano piano, la prima volta che andavamo in mare ci diceva gli anziani, fate i buchi vuol dire dove c'è la rottura, 3-4 mali dovrei mandare, ma non ti spiegava bene, perché questo è come una geometria, ti deve riportare, se non ti riporta hai sbagliato. È matematica, deve È la essere, poi dobbiamo anche dirlo, sì, capito? deve essere tutto preciso, non è Sì, lasciato al caso. Ma non io si inquadro può adesso uscire. questa rete, che appunto vi dicevo, questa è una rete destinata alla È pesca una di gamberi rete rossi, giusto? italiana, però un po' adattata per la pesca del gambero rosso nei fondali, capito? Questa non è casuale, questo intreccio, è un intreccio studiato che poi ha una sua, come dire, un suo equilibrio matematico. Alla fine No, deve vabbè, riportare ma tutto. no, come rete, Sì. quando fai, vedi, la maglia è tutta precisa. Non puoi sbagliare, ti Certo. devi riportare per forza. Uguale. Come inizi, ti devi riportare bene. Se non ti riporta, vuol dire che è Quindi sbagliato. una rete con le stesse misure, metri e metri, con gli stessi al millimetro. Voi avete imparato andando praticamente nelle imbarcazioni pescherecci da ragazzini. E oggi lo No, da ragazzini, i continuano a vecchi, lavorare. i Sì. nonni vostri ci hanno imparato. Purtroppo si impara, mica si nasce imparato. Dopo si impara. E adesso? E adesso stiamo in finale, ormai siamo abbastanza con l'età avanzata. Però non c'è nessuno, diciamo, pronto a subentrare. Ma che subentra? I giovani no, non vanno più in mare, non fanno più niente, poi ne fai i ritieri. Ma questa bisogna conoscere la rete. Cioè, la rete ci segna, cioè, mica uno si alza la mattina e qua fa la rete.
le reti ve le chiedo, cioè, per Quindi farci io non aprire la posso chiacchierata, imparare, pescherete. insomma, se volessi imparare non Allora, poi posso. ci sono tanti tipi di reti. Bisognerebbe andare nei pescherecci. Diciamo, questa è italiana, diciamo, quella montagna lì è italiana, certo. Dopo ci sta la rete americana, c'è la rete francese, c'è la rete spagnola, c'è la rete coreana, ognuno ha il sistema suo. Voi avete imparato da autodidatti, guardando come erano fatte, capendo. Però se uno viene qua e dice come la prima volta, no, la rete americana, come si fa? Come si fa? Anche l'esperto della rete italiana, perché l'americano non lo sai, se non sai come fatti i pezzi, allora col disegno si impara. Ad esempio, se le Il scuole, disegno, sì, professionali, si mette. ma quella scuola È non impossibile. ci stava prima. C'era, come si chiama? C'era la IAL che istruiva un po' di l'ENEM, la IAL. Stava qualche persona, ci stava mio padre un po' che insegnava lì perché avevano anche un peschereccio a scuola, no? E mio padre Chiama stava scuola lì, dell'Ipsia. il nostro lì, il retiere, allora imparava qualcosa. Alle prime, dopo l'avviamento marinaro si andava lì a imparare di più. Pierpaolo, L'impiombatura, sì, voglio dimmi. farti una domanda, no? Perché questi antichi mestieri stanno scomparendo via via e anche, diciamo, le nuove generazioni dei pescatori fanno fatica, no? A rinnovarsi proprio perché si tratta di un mestiere duro, quindi la pesca più che altri settori ha subito moltissimo queste difficoltà nel turnover, nel ricambio generazionale. Ma il lavoro, il mestiere del retaro, era un mestiere ben retribuito allora? Oggi lo è ancora? Questa è una domanda corretta perché ne ho parlato prima. Sì. Il mestiere del retaro era un tempo ben retribuito e oggi è ben retribuito oppure Ma se qua a terra un idraulico avevo 500 euro per lavorare mezza giornata. Questo è un lavoro molto tecnico perché beh, la rete dice me la rete no. Pensa che quando una rete è tutta rotta, che se ci manchi i pezzi, bisogna venderla, cioè riportare la stessa maglia e ti deve riportare tutto. Cioè, mica è è un facile lavoro a fare. tecnico, Come no? però non Non ben retribuito. Io chiamo prendiamo questo tasto perché. Ma riguardo questo è il ai problema mestieri anche. di terra, idraulici, muratore, quello. Questo è il problema perché i giovani non fanno questo No, mestiere, perché è poco ma retribuito. non è giovane, questo è, Prendiamo un ripeto, non discorso è da poco. giovane, non può fare questo lavoro, deve andare prima in mare, prima deve fare 40 anni in mare, E poi poi può se ne diventare va, retaro. se ha imparato qualcosa la rete, si mette a fare i ritiri, ma non vanno più in mare Quindi non c'è nessuno. proprio il campo. Però Non, Pierpaolo, le però banche. Adesso, tante... sì, dimmi. Però Mano a mano prima vanno le donne, diminuite. Ma le tutte le retare, donne le sono vecchie principate, retare, di che San oggi Benedetto, forse si vai. sono Chiedo ogni estinte, cosa. però allora, insomma, Poi ce n'erano dopo parliamo con tante. Non i andavano in grossi, mare, questo eppure perché conoscevano sì, bene superiore a me. quest'arte. Anzi, mi ha imparato lui, mi ha imparato lui qua. Facciamo così, parlo con Mimì Grossi. Adesso intanto finisco a presentare Nicola Romani perché lui è stato un marinaio a Terranova, Sudafrica, Sì, abbiamo insomma un po' fatto il tutto l'Atlantico. comandante in America. Dopo pescavamo in America, dopo ci hanno tolto il permesso di pesca e l'armatore ci andate giù a Montevideo, però la pesca era destinata al Falkland, Ok, capito? quindi diciamo tutto l'Atlantico. E l'ultima Adesso. volta è toccato a me portare la barca giù, dopo 27 giorni abbiamo preso Caspita. terra a Sì. Montevideo. Da Terranova Montevideo. Grazie Nicola Romani. Chiedo a Ok, grazie. Domenico Grosso, mi sposto un attimo, così inquadriamo anche. C'è una domanda che mi poneva Jessica. Noi qui siamo con dei retari che sono ex marinai, però c'è anche la figura della retara, la Sì, donna, ho che è avuto anche scomparsa però. la donna di prima faceva le reti con uno strumento, diciamo, si chiamava Morello, sarebbe con un pezzo di canna, magari lunga 20 centimetri, e da lì seguiva la grandezza della maglia. Perché E la adesso linguetta mi secondo la suggeriscono da mano come si fa? studio. Linguetta, dico, la linguetta. Con la linguetta girava il morello e costruivano le maglie. A mano, è come un tessuto che fanno con uno fa sulla macchina, uguale.
Poi sono uscite le macchine per farle ristampare come queste. E allora Quindi questo è un lavoro, quello era un sì, lavoro proprio artigianale. Questo è un po' anche industriale. però il lavoro artigianale su una rete ci deve essere sempre, perché è quello più è prendibile in una parte. Io Pierpaolo, dico puoi questo chiedere perché a Domenico non andare Grossi in quanti malavita. metri di rete Non pensa di aver ho tessuto nella sua vita? capito. Puoi chiedere a Domenico Scusami. Grossi, al tuo ospite, quanti metri di rete pensa di aver cucito, tessuto Sì. nella sua vita? Guarda, qui già penso che solo questa rete sia di Esatto. qualche centinaio di metri. Comunque, mi dice Esatto. quanti metri di reti ha tessuto nella tua vita? Qualche, forse chilometri e No, di guastare delle balle di rete, ne ha potuto guastare diverse per compilare una rete, cioè per fare l'assemblaggio, tagliare tutti i pezzi, seguire il disegno. Questa rete qui è rimasta la vecchia rete tradizionale dei primi pescatori, sin dalla barca a vela e sin dalle prime barche motorizzate. Poi su questa rete qui si gli è trovato l'ottimale diciamo, per adattarle in un mare che si doveva adattare. Dove in quel mare che pescano queste reti qua non sono rendevole nessun'altra rete come questa. diciamo, le reti che erano quelle tradizionali per San Benedetto, però su altri mari, con altri tipi di pesci, sempre lo stesso tipo, adattato magari. Adattato per i gamberi, Sì. io le dico questo perché facciamo ancora le reti a questa età. Perché questa società del Molise, che manda la barca con una mediterranea al Mariceo, ha avuto 3-4 qualità di rete a bordo, le ha esaminate francesi, americane, tutte le qualità. Quanti minuti è rimasta con questa, almeno per quel tipo di pesca là. Poi se cambia pesca, un altro terreno, un altro fondale, forse ti renderà le altre. La stessa domanda che ho fatto a Nicola Romani, come ha imparato questo lavoro? Ora dico come imparare. Io a 10 anni uscivo per il mare, nascosto di mia madre, mi cambussavo sotto la coperta e poi una volta in mare non mi potevano portare a terra perché mi piaceva troppo il mare, è troppo il mare. Però non è che i vecchi di prima erano ignoranti, forse per mancanza di istruzione scolastica erano anche gelosi se gli toccavi lo strumento delle reti. Datosi che noi da ragazzi eravamo obbligati ad andare a dormire a bordo, Per imparare il no, mestiere. no, dormire a bordo perché la barca a volte si può rompere un ormeggio, che allora chiamavi l'armatore magari Cioè, anche veniva quando stava attraccata al porto, a dormiva sulle barche. bordo. E allora per me dormire a bordo era una delizia perché ero padrone di continuare a fare quello che i vecchi non mi volevano far Di nascosto praticamente. fare. Aggiustava le reti di nascosto. Questo è un Io ho fatto come bell'insegnamento, questo è un bell'insegnamento, Ho penso fatto per come il tutti, no? torero imparava i tori o la Rubare il muscola. mestiere, rubare il Va bene, mestiere. ruba il mestiere. Però noi io continuavo a fare quello che facevano loro, però il pezzo di rete che facevo lo dovevo nascondere per non essere rimpiattato. Allora, dopodiché, sono andato a prendere il libretto da piccolo cabotaggio, sono ritornato a scuola per prendere la quinta, altrimenti non potevo essere appatentato. E ho iniziato a comandare in Libia prima di uscire Gheddafi nel 61. Avevo 21 anni, Giovanissimo. cioè l'equipaggio eravamo 10 persone e il capopesca non c'era mai a bordo perché guardavo tutto io. Dopodiché è venuto quello che è avvenuto a Tripoli. Sono uscito da Gibilterra, per uscire mi ci voleva la terza media. Sono ritornato a scuola, pur portandomi i compiti a bordo. Sono andato a dare l'esame, non è che sono passato su, sono stato rimandato dopo. E mi sono presentato in Ancona a dare gli esami da padrone marittimo per comandare le barche che uscivano dall'Atlantico. Dopodiché, una volta uscito dall'Atlantico, sono arrivato in Golfo Persico.
Ho fatto con quasi navigazione tutto. dell'Africa. Ho l'impressione, Paolo, Anche laggiù, Pesca che dei molte persone che gamberi. oggi passano la vita sui libri poi si perdano invece tutte le avventure che questo uomo di mare ha vissuto e oggi ci può raccontare nella sua vita. Evidentemente c'è qualche problema di linea in attesa di ripristinarlo perché siamo davvero ai saluti. Ecco, abbiamo cercato di raccontarvi l'arte dei retari, un antico mestiere che ora rischia di scomparire. Sicuramente è faticoso, l'abbiamo visti lavorare anche sotto le alte temperature. Poi, come dire, la zona portuale non sempre offre il riparo, ma vedere gli occhi di quell'uomo che per anni ha vissuto più in mare che sulla terraferma, dire mi allontanavo di nascosto dalla mia famiglia perché per me il mare è vita, e farlo e dire queste cose a distanza di anni, beh, è qualcosa che veramente ci riempie il cuore, mentre dalla regia, insomma, ci mostrano queste foto ancora in bianco e nero dell'Eretare, altra figura storica, perché se è vero che per una lunga tradizione gli uomini, insomma, nelle città che vivono grazie alla pesca, come San Benedetto del Tronto, uscivano in mare e poi tornavano a distanza di giorni, anche l'importanza del ruolo femminile di queste donne che si occupavano della casa, ma anche di rammagliare le reti, di attendere i loro mariti una volta tornati a casa. È stata sicuramente una vita piena di sacrifici. Noi ringraziamo il nostro Pierpaolo Flammini che ci ha raccontato questo bello scorcio, insomma, di storia che continua e ci auguriamo che possa sopravvivere anche alle resistenze del tempo, e andiamo invece subito sul nostro momento musicale.